Senti, consulto la tua schiettezza, Beppe. Ti piace Gasperini come allenatore oppure non più di tanto? No, no, perché a parte la simpatia, la tipatia per una persona che non conosco e posso esprimersi solamente per come lo vedo, per come si atteggia, per come si pone, per quello che dice, insomma, non mi è nemmeno molto simpatico. Però poi l'allenatore alla fine è quello che dimostra in campo. Fino adesso non è che abbia dimostrato molto, nel fatto che ha fatto vedere un po' che c'è un po' di confusione, soprattutto nella sua testa c'è un po' di confusione che mi dà l'impressione che non ci sia, che non abbia le idee chiare. Se poi dopo va a attaccare qualche giocatore, deve sapere che pubblicamente questo non fa bene. Le cose si vanno, i panni sporchi si lavano in casa, no? Come si dice. E difatti questo potrebbe avere delle ripercussioni. Sì, la sensazione insomma è che non sia scoppiato quel feeling tra la società, forse in particolare tra il direttore tecnico Sartori e l'allenatore, dai, questa è la sensazione dall'esterno. Beh, il direttore tecnico non mi sembra, insomma, negli ultimi periodi in forma, già dall'anno scorso, però ci sono delle personalità che magari possono andare bene ad alcuni presidenti e delle personalità che possono dar fastidio. Cioè, ovviamente, ripeto, sempre l'idea che mi faccio è questa, cioè una persona che segue gli ordini in modo diligente, a differenza magari di altri, come poteva essere Marino, per esempio, che insomma aveva il suo carattere, la sua formazione, la sua personalità, ed era più difficile da gestire, insomma, dal punto di vista societario, ecco.